fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via. Il giovane fotografo, che da tempo racconta gli eventi culturali della sua città, con la sua macchina fotografica ha deciso di dedicare un'attenzione particolare all'universo femminile. L'universo femminile immortalato in questi tuoi scatti qui oggi, nella presentazione qui a Roma. Sì, ho l'onore e il piacere di presentare la mia esposizione qui al Teatro Furio Camillo. Diciamo un po' il tema inerente alla festa delle donne che ci sarà domani. Il mio intento è di mostrare i diversi volti, i sguardi e le emozioni che le donne mostrano, insomma, in vari ambiti, perché ci sono foto scattate in ambito teatrale o danza o in giro come per le strade con la street photography, insomma, a immortalare insomma, le emozioni che le donne mostrano insieme ai colori che associati, insomma. La mostra, un'esaltazione della donna nelle sue mille sfaccettature, nei suoi tanti colori, suoni e voci. Mamma, moglie, lavoratrice, ma soprattutto se stessa. E il titolo della mostra riassume perfettamente tutto quello che una donna. I colori delle donne. Hai preso spunto da una poetessa famosissima italiana. Ho preso spunto da Alda Merini. Che lei ha descritto nelle sue opere tutte le donne nelle loro sfaccettature e quindi da lei, dalle sue parole ho preso spunto per mostrare nelle mie foto quello che le donne mostrano. C'è un'opera a cui sei maggiormente legato? Sì, un po' è l'opera che della copertina della mostra, che è una ragazza che mostra col palmo della mano circondato da colori, che è un po' c'è il gesto un po' di accogliere. Però ci sono anche altre foto che secondo me sono anche significative, che il mio intento con le mie foto, con la fotografia è di regalare a chi osserva le emozioni che ho provato io scattando, immortalando l'attimo e l'istante, lo sguardo alle donne. Con la sua attenzione riesce a cogliere quegli attimi in cui il tempo non si può fermare, rappresentare il pathos di un momento di dolcezza e il ghigno dello sforzo fisico-intenzione. Cosa ti senti di dire? Vediamo tante donne presenti questa sera. Cosa ti senti di dire a queste donne che magari si rispecchiano in qualcuna di queste foto? Di essere libere di esprimere tutto quello che sentono, tutta la libertà, le emozioni, non tenerle dentro, di quello che mi sento io di dirle, di esprimerle, di non mettere freni, insomma, di sorridere quando possono, per esperienza da fotografo, per me immortalare, cogliere il sorriso di una donna, di una ragazza, è una delle cose più belle, una delle gioie più belle da fotografo. E queste donne come hanno risposto? Cosa ti hanno detto davanti a quando hanno ammirato tutte queste foto? Mi hanno ringraziato, soprattutto mi hanno ringraziato perché mi hanno detto di essere di rispecchiarsi in parecchie di queste foto, nelle emozioni, nei gesti, nei sorrisi, e quindi a me questo mi fa molto piacere, perché per un fotografo è la cosa più bella sentirsi dire che i propri lavori regalano emozioni, poi soprattutto in questo caso dalle donne non sono immortalate, ma si immedesimano nelle ragazze, nelle donne che ho immortalato nelle foto.
visi di donne, ma anche immagini di un'umanità che accoglie e raccoglie impressioni e vanità nascoste dentro ognuno di noi. Allora, la mostra in realtà nasce come un omaggio, in questo caso, visti i giorni che stiamo passando, alle donne, non solo per l'8 marzo, ma anche perché è un'occasione buona per sensibilizzare, un omaggio alle donne che è fondamentale visto quello che stanno attraversando. In questo caso abbiamo scelto con Matteo proprio questa tematica e le fotografie di Matteo lo esplicano molto bene, proprio perché Matteo, attraverso la sua ricerca, la sua indagine ogni giorno quotidiana nella nostra città che è Roma, e attraverso la sua città col motorino, con lo scooter, va e rapisce con i suoi scatti fotografici questi momenti di spettacolo, di prove, di sforzo, di gioia, anche un po' di tristezza, di rabbia quando va nelle manifestazioni. Diciamo che è uno sguardo poliedrico quello che spesso ha Matteo con il suo sguardo, con il suo obiettivo fotografico. Quanto tempo è impegnato per realizzare questa mostra? È stato un mese bello proficuo, bello pieno, ma ce l'abbiamo messa tutta anche in poco tempo a realizzare un bel progetto, spero. Come mai l'idea di scegliere la tematica delle donne come tema appunto per realizzare questa mostra? È proprio perché in questo momento è importante sensibilizzare. Io stessa per prima mi sono occupata di progetti dedicati alle donne anche l'anno passato, e ritengo fondamentale sensibilizzare, mostrare e lo sguardo bello, ma anche lo sguardo serioso di questa iniziativa. A te personalmente c'è una foto che ha particolarmente colpito, e se sì perché? Quella che ho selezionato in particolare come locandina, che appunto avrete modo di vedere durante la visita, è semplicemente una mano, non è uno sguardo, non è un momento particolare, è semplicemente un attimo in cui Matteo ha voluto fermare una mano che festeggia, ma sembra quasi un richiamo di una donna, che è sempre importante ascoltare. Tu da donna come vivi appunto questa mostra e se ti rispecchi? Sì, mi rispecchia molto, la selezione delle fotografie è stata eseguita proprio da me, e è importante perché ci sono sorrisi, pianti, momenti appunto, come dicevo, di felicità, di gioia, ma c'è anche tanto colore, tanta felicità. I colori delle donne è questo che vogliono esprimere, proprio la forza e la potenza che questi esseri poliedrici danno al nostro pianeta. E la donna non è solo, diciamo, una lavoratrice, è mamma, insomma è tutto. Certo, è donna, è forza, è impeto, è passione, è colore. La mostra sarà visibile presso il Teatro Furio Camillo fino al 30 marzo.